Buongiorno a tutti e benvenuti a questo 38esimo webinar dedicato all'innovazione digitale. Io sono Michela Di Bitonto di Formez PA e oggi modererò questo webinar. Allora, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di dati territoriali e dati aperti. In particolare parleremo del nuovo endpoint GeoDKP del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali. Il webinar durerà come sempre 1 ora e 30. I nostri relatori oggi sono tre. Abbiamo Gabriele Ciasullo e Antonio Rotundo dell'Agenzia per l'Italia Digitale e Jürgen Asfalg della Città Metropolitana di Firenze. Allora, vedo che già siete in 100. Io come sempre mi prendo qualche minuto, insomma, di accoglienza e introduzione al tema del webinar di oggi. E vi ricordo che questo ciclo di webinar dedicati all'innovazione digitale sono organizzati nell'ambito di una convenzione tra Agid e Formez PA, Italia Login Servizi Digitali, che ha proprio l'obiettivo di accompagnare e agevolare il lavoro delle pubbliche amministrazioni verso il percorso, insomma, di innovazione digitale. Diciamo come linea guida per la progettazione di questi webinar, il nostro riferimento è il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA o del piano triennale. Quindi questo è il nostro quadro che ci orienta appunto per approfondire specifici temi legati all'innovazione digitale. Dove ci collochiamo oggi? Oggi ci collochiamo, insomma, nel box dell'infrastruttura immateriale e in particolare nei dati della PA. Quindi affronteremo il tema delle banche dati di interesse nazionale, quindi in particolare dei dati territoriali, e parlando anche di open data e di vocabolari controllati. Il quadro di riferimento a cui ci rifacciamo sempre ovviamente è quello europeo, in particolare la direttiva che ci guida in questo percorso è la direttiva INSPIRE, ovvero INSPIRE sta per Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa. E in qualche modo questa direttiva descrive il percorso che le amministrazioni degli Stati membri dell'Unione Europea dovrebbero attuare per facilitare l'interoperabilità delle infrastrutture dei dati spaziali. Quindi con l'obiettivo poi di raccogliere e far convergere i dati affinché questi possano essere analizzati per monitorare e valutare poi le politiche e le azioni comunitarie, nonché fornire anche informazioni ai cittadini, perché ovviamente da questi dati, se noi integriamo questi dati, li facciamo convergere, ovviamente possono uscire anche degli elementi molto importanti per le politiche. In particolare, INSPIRE si riferisce attualmente alle politiche ambientali, in futuro dovrebbero essere estese anche ad altri settori, agricoltura, trasporti, energia, e quindi tutti questi dati possono aiutare poi per agevolare delle politiche comunitarie appunto indirizzate verso l'ambiente. E infatti, se poi si definiscono degli standard per la descrizione dei dati e per la condivisione dei dati, ovviamente si possono mettere a sistema e correlare per appunto poi farle convergere verso azioni concrete. Non entro ulteriormente nel dettaglio perché appunto ce ne parleranno i nostri relatori di oggi. Vediamo il programma dell'evento. Partiremo con Gabriele Ciasullo che ci parlerà delle azioni di Agid per l'interoperabilità dei cataloghi. Quindi vedremo il percorso che sta facendo Agid in questo senso. Proseguiremo con Antonio Rotundo che ci parlerà dell'endpoint GeoDKP del RNTD. Non vi spaventate, poi ci spiegheranno i nostri relatori di che cosa stiamo parlando. Comunque parliamo di vocabolari controllati e di repertorio nazionale dei dati territoriali. E dopodiché abbiamo la nostra testimonianza con Jürgen Asfalg della Città Metropolitana di Firenze che ci parlerà delle esperienze locali dei cataloghi integrati nella prospettiva dei appunto GeoDKP. Vi ricordo che nella chat potete porre le domande ai relatori, quindi noi le selezioneremo e le porremo ai relatori al termine del loro intervento e che la registrazione e i materiali, quindi le slide condivise dai nostri relatori, verranno pubblicate su Eventi PA, quindi nella pagina dell'evento di oggi troverete accanto al programma le slide dei relatori di oggi.
Colgo l'occasione, insomma, mi prendo ancora qualche minuto di tempo per ricordarvi che tra l'11 e il 17 marzo, si svolgerà la settimana dell'amministrazione aperta, che è un momento molto importante dedicato all'incontro tra, pubbliche amministrazioni, cittadini, organizzazioni di società civile. Per appunto parlare di, verranno organizzati seminari, hackathon, dibattiti pubblici, webinar per promuovere la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e dell'accountability. Si svolge in tutta Italia, tutte le amministrazioni possono proporre un'iniziativa, quindi andando su questo sito della settimana dell'amministrazione aperta, opengov.it/sa. Potete consultare le iniziative che sono state finora inserite e anche proporre la vostra iniziativa. Quindi compilando un form, poi l'iniziativa viene approvata e quindi comparirete anche voi tra gli eventi organizzati nell'ambito della SA. Quindi vi invito, insomma, a cliccare su questo link e andare a vedere quello che è stato organizzato finora. Noi come Formez PA, in collaborazione col Dipartimento della Funzione Pubblica, per ora abbiamo inserito quattro webinar che si svolgeranno appunto nella settimana dall'11 al 13 marzo, al 14 marzo, scusate, forse ce ne saranno anche altri, dalle 10 alle 11, dureranno un'ora. E quindi già cliccando su questo evento potete andare a vedere quello che sta organizzando il Formez. Sicuramente ci saranno anche altri webinar organizzati in accordo con Agid. Quindi vi invito, insomma, a monitorare e andare a vedere cosa accade in questa settimana dell'amministrazione aperta, che è un momento, insomma, molto importante, penso, di incontro tra pubblica amministrazione e cittadinanza. E allora io a questo punto direi, vedo che già siete 160, direi che forse possiamo entrare nel merito del tema di oggi, quindi chiederei a Gabriele Ciasullo di attivare la sua webcam e il suo microfono, così cominciamo a parlare di dati territoriali, di open data e delle attività appunto che sta facendo Agit su questo tema. Gabriele, a te la parola. Grazie Michela, grazie e buongiorno a tutti, ben trovati. Questo è un ulteriore appuntamento che ci fa particolarmente piacere perché in effetti qui in Agile abbiamo portato a compimento un'azione che abbiamo iniziato un po' di tempo fa, finalizzata appunto ad assicurare una interoperabilità tra i cataloghi, in particolare appunto ci riferiamo al catalogo dei dati geografici, al catalogo dei dati generalisti o comunque alfanumerici tradizionali, in cui rientra anche naturalmente, primo tra tutti, insomma, il catalogo nazionale dati Covid. Tutto questo fa parte, appunto, come dicevo, di un percorso avviato qualche tempo fa che nasce sostanzialmente, questa la saltiamo, insomma, io mi occupo appunto di banche dati open data, sono referente per quanto riguarda Agid su queste tematiche, in particolare appunto sui dati geografici. Dicevo, questo percorso nasce un po' di tempo fa da una serie di azioni che comunque Agid svolge nel settore dell'informazione geografica. E in particolare abbiamo questo progetto Piate 5 Sit, dove Agid fornisce supporto alle amministrazioni, in particolare alle regioni del sud, per appunto, insomma, assicurare che attraverso la produzione di dati geodemografici ci sia una uniformità, una coerenza, una interoperabilità nel contesto nazionale. Quindi qua ci si utilizzano strumenti, tra cui in particolare l'adozione dei database geodemografici, su cui già da qualche anno sono vigenti delle regole specifiche a livello nazionale, che comunque sono coerenti anche con le regole di Spire che ci ha introdotto prima Michela. Poi la gestione del catalogo nazionale, il repertorio nazionale dati territoriali, che nella nuova versione in esercizio dal scorso mese di aprile ha assunto anche il dominio geodati.gov.it, in modo da avere un equilibrio, diciamo anche sintattico, tra dati e geodati, e rimarcare quindi la differenza e le peculiarità. Poi siamo molto attivi nel campo delle regole tecniche sull'informazione geografica, a parte quelle sul repertorio, sui database geodemografici, il sistema di riferimento nazionale, le ortofoto digitali. Ci abbiamo, insomma, gli ultimi attività in questo settore. Abbiamo definito le regole per quanto riguarda
Il Sistema Federato Nazionale delle Infrastrutture e il PEL, che è un progetto Enea sull'illuminazione pubblica. E poi un altro elemento di particolare rilevanza che abbiamo attivato di comune accordo con ISPRA e il Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente è appunto il National Contact Point per quanto riguarda l'implementazione della direttiva Inspire. ISPRA è l'organismo tecnico di supporto e noi, appunto, come responsabili del catalogo, dei metadati e tutto ciò che ruota attorno a questo oggetto, abbiamo realizzato il registry di cui ne abbiamo già parlato in qualche occasione precedentemente, ma ne torneremo senz'altro a parlare nelle prossime attività. Anche oggi ci sarà qualche accenno tecnico per quanto riguarda l'uso del registry in funzione dell'appunto dello standard GeoDKTP su cui adesso andremo ad incentrarci. Quali sono le nostre i nostri strumenti che ci attivano in queste attività, partendo dall'agenda digitale europea, attraverso i documenti nazionali di strategia, il piano triennale adottato nel maggio 2017, quello diciamo in corso di adozione dovrebbe vedere la luce, penso, nei prossimi giorni, in questi giorni dovrebbe essere arrivato a compimento il piano triennale 2019-2021. Quindi partendo da questi documenti, dalle attività appunto previste in questi ambiti, ci soffermiamo in modo particolare sulla un'azione prevista nell'ambito delle banche dati di interesse nazionale che si chiama appunto collegamento dei cataloghi di geodati con il portale dei dati aperti. Scusate che ecco, zittisco il telefono. Dicevo, una delle azioni appunto previste nell'ambito delle banche dati di interesse nazionale, tra i quali annovera il repertorio nazionale, è appunto garantire questo collegamento di questo catalogo per i geodati con il portale dei dati aperti, appunto dati.gov.it. Un'altra azione evidenziata in rosso è quella appunto di identificare e definire modelli di dati, che è una delle azioni che vi accennavo prima, di particolare rilevanza in questo ambito. Sulla base di questa azione prevista nel piano triennale 2017-2019, già a dicembre 2017 o forse gennaio 2018 abbiamo adottato le linee guida per l'implementazione della specifica GeoDKTP, che è stato un passaggio importante rispetto a quello che sta avvenendo oggi. Perché? Perché noi abbiamo cercato di anticipare attraverso questo strumento, diciamo, di informazione un po' l'andamento che in qualche modo volevamo dare per garantire questo collegamento tra i cataloghi. Oggi siamo, diciamo, a un punto in cui dopo aver adottato queste linee guida, abbiamo implementato questa specifica a livello nazionale, quindi siamo in grado di far partire questo collegamento tra i cataloghi, anche non solo dal punto di vista di linee guida, ma anche materialmente. E andiamo a vedere i principi che ci hanno ispirato in questa azione. Il classico principio che ci ha ispirato in queste linee guida, appunto, è il principio one solely. I dati devono essere raccolti una sola volta. Questo, insomma, al di là di un corretto approccio di relazione con i cittadini, ovvero per evitare di chiedere documenti di cui l'amministrazione è già in possesso, è un principio determinante per quanto riguarda l'efficienza della pubblica amministrazione e la qualità dei dati. È evidente che, insomma, diciamo, avere un'unica fonte di dati rappresenta un elemento di qualità e di efficienza della pubblica amministrazione. La duplicazione dei dati rappresenta sicuramente, io a volte lo definisco l'omicidio dell'informazione pubblica. Un altro aspetto di particolare rilevanza che ci ha guidato in questa nostra attività per quanto riguarda l'implementazione dello standard GeoDKTP e delle relative linee guida è stato il nuovo European Interoperability Framework del 2017, dove sono evidenziati appunto quelli che sono i quattro layer dell'interoperabilità su cui si basa appunto la relazione tra informazioni e tra settori informativi, quindi interoperabilità legale, organizzativa, semantica e tecnica. Secondo me quella più importante a questi in particolare per certi tipi di attività, tra cui questa che ci, a cui ci stiamo affacciando adesso con l'implementazione dello standard GeoDKTP, è quella organizzativa, ma naturalmente non possiamo sottacere l'importanza tecnica e semantica di ciò che è stato fatto, di ciò che stiamo facendo. Qua c'erano dei principi sulla
che vengono esposti in questo quadro di interoperabilità europeo, su cui noi ci soffermiamo in particolare su alcuni che sono qui evidenziati, che sono di particolare rilevanza, insomma, nell'azione che dobbiamo svolgere. Quindi la proporzionalità, l'apertura, l'azione di apertura dei dati e dei servizi su cui ci affacciamo, naturalmente, la neutralità tecnologica, la centralità dell'utente e l'inclusione per garantire a tutti quanti la possibilità di accedere a dei servizi che vengono resi disponibili dalla pubblica amministrazione. Ecco, in tutto questo la direttiva Inspire è un esempio settoriale importante di un quadro di interoperabilità che comprende sia quella giuridica, sia le strutture di coordinamento, quindi l'aspetto organizzativo, sia le modalità tecniche, sia la semantica per garantire l'interoperabilità tra le varie attività. È evidente che questo riferimento rappresenta nella nostra azione, rappresentato nella nostra azione, un elemento determinante per descrivere il percorso delle linee guida e quindi anche della implementazione della specifica. Partendo appunto poi, questa è una slide che, insomma, che ho riproposto molto spesso, il modello dell'informazione che in qualche modo l'Italia, sia dal punto di vista geografico, ma non solo, si dà, quindi anche per i dati aperti c'è questo tipo di impostazione. Quindi i dati e i servizi sono generalmente resi disponibili dall'amministrazione sui propri portali e ciò che viaggia sono i metadati che vengono in qualche modo, diciamo, raccolti in un catalogo nazionale, che viene poi alimentato attraverso varie modalità. Qua nello specifico è espressa la modalità del repertorio, laddove abbiamo un editor online, l'upload di file, un sistema di harvesting e anche per l'ultima modalità nata, quella di rendere disponibile, quindi prendere i dati, mettere i dati nel catalogo nazionale attraverso una cartella resa disponibile online. Ma non ci soffermiamo su questo aspetto, questo era solo per darci il via a quello che era un altro aspetto cruciale da cui abbiamo preso le mosse per questa nostra attività. Quindi abbiamo detto l'esistenza del catalogo dei dati geografici, geodati.gov.it, l'esistenza del catalogo dei dati aperti, dati.gov.it. Come queste due attività possono relazionarsi tra di loro e perché devono relazionarsi tra di loro? Questo, insomma, diciamo, al di là di quello che dei principi che abbiamo visto prima e che ci hanno spinto a fare delle azioni in una determinata direzione, anche in Europa il problema si è posto in modo forte ed evidente. E qua ci sono citati alcuni documenti europei molto importanti, tra cui il piano d'azione europeo sulle government, che lamentano appunto e mettono in evidenza la necessità di un miglior coordinamento tra le Inspire e le politiche di Gov. Perché questa necessità di coordinamento? Perché, come dicevamo prima, in un contesto europeo di interoperabilità, Inspire rappresenta un framework ben definito, per cui bisogna fare in modo che questo framework definito, che ha già delle regole precise, ormai già standardizzate, ormai su cui tutti gli stati si sono avviati e che poi tra l'altro, oltre ad avere una direttiva specifica, ci sono una serie di regolamenti che sono immediatamente operativi e vigenti nei singoli paesi membri, ecco la necessità di coordinare questa specificità di Inspire con le politiche di Gov in generale, diventa sempre una questione molto importante, garantire appunto che queste due tematiche possono essere tra di loro, possono parlare tra di loro. Lo specchietto che qua, questa è un'altra immagine che riproponiamo molto spesso, appunto vede in sostanza il mondo Inspire qui disegnato, l'informazione geografica che ha al suo centro il catalogo nazionale geodati.gov.it che risponde a un profilo di metadatazione, ma poi questi temi li affronterà Antonio successivamente in modo più dettagliato, non mi tornate indietro con la slide, ecco qui. Dicevo, il catalogo geodati.gov.it risponde al profilo Inspire RNDT, dove RNDT è l'estensione nazionale del profilo Inspire che abbiamo adottato. Dall'altra parte abbiamo il catalogo dei dati aperti, dati.gov.it, e anche il catalogo basi dati su cui, insomma, diciamo, probabilmente si avvierà un'azione con il prossimo piano triennale. E comunque, diciamo, dati generalisti alfanumerici che rispondono al profilo di KPIT, dove IT è l'estensione nazionale del profilo europeo Data Catalog Application Profile. L'esistenza di questi due cataloghi in due mondi, diciamo, che possono sembrare diversi, ma che comunque noi dobbiamo, quindi il mondo Inspire e il mondo e-government, ma noi dobbiamo fare in modo che questi due mondi possano dialogare.
Per quanto riguarda l'azione specifica dei cataloghi, gli strumenti che noi abbiamo, insomma, in qualche modo realizzato sono da una parte il sistema di registri Inspire, dove possiamo gestire una serie di vocabolari controllati, e su questo poi qualche accenno più significativo lo darà Antonio nella prossima presentazione, ma su cui poi penso che torneremo senz'altro con un webinar specifico per raccontare un po' quello che si sta facendo più dettagliatamente. L'altro elemento cruciale è che sostanzialmente su cui ci soffermiamo oggi è questo standard GeoDKP. GeoDKP è uno standard definito a livello europeo nell'ambito di un'azione finanziata dal Work Program di ISA Square, e che noi in effetti abbiamo fatto, diciamo, abbiamo deciso di adottare e di applicare in Italia, naturalmente adattando e tenendo conto non solo del profilo europeo, ma tenendo conto naturalmente delle estensioni italiane che abbiamo fatto, e quindi abbiamo due approcci specifici per GeoDKP, ma anche per GeoDKP IT. Quindi per tener conto appunto dell'estensione italiana che abbiamo fatto qui in Agid, praticamente insomma, alla fine del 2016, no, aprile-maggio 2016, se ricordo bene. Qual è la problematica che si pone dalla esistenza di questi due cataloghi che dicevamo prima, quindi geodati e dati? La problematica che si può porre è quella di, fermo restando che gli open data sono documentati in dati Covid e gli special data sono documentati in geodati Covid, nel caso di dati geospaziali open, la domanda è dove andiamo a documentare questi dati. Il problema chiaramente riveste un'importanza, perché noi potremmo avere, per esempio, che un dato geospaziale, anzi, purtroppo è una constatazione che dobbiamo fare, molti dati geografici aperti sono documentati solo nel catalogo dati Covid, e ciò non va assolutamente bene, perché noi perdiamo, non solo non ottemperiamo alla norma, alla direttiva Inspire e ai relativi regolamenti di implementazione, ma creiamo un disagio, perché in effetti, insomma, veniamo a mancare un catalogo nazionale di alcune risorse informative molto importanti per coloro che operano in quel settore. Naturalmente poi potrebbe essere il caso inverso, che alcuni dati geografici aperti sono documentati solo nel catalogo dei dati geografici. Anche questo potrebbe porre un limite alla necessità di coloro che vanno a cercare nel catalogo dei dati aperti, hanno chiaramente la volontà, l'interesse a trovare anche i dati geografici. Poi c'è la terza possibilità, ovvero che quel dato venga documentato due volte, quindi con un aggravio di lavoro dell'amministrazione, che da una parte deve fornire i metadati compliant con lo standard Inspire NDT, dall'altra parte deve fornire i metadati di uno stesso dataset, relativi a uno stesso dataset, secondo lo standard di KPIT, per mettere nel catalogo dati Covid. È chiaro che questo crea una duplicazione di informazioni, un aggravio di adempimenti da parte delle pubbliche amministrazioni, un possibile disallineamento tra i metadati stessi, tra un catalogo e un altro, oppure addirittura, insomma, diciamo, informazioni non aggiornate, quindi che possono indurre in errore sia colui che si rivolge al catalogo dei dati geografici, sia colui che si rivolge al catalogo dei dati aperti. È evidente che questo, diciamo, non è un problema a cui dobbiamo far fronte. Abbiamo fatto fronte con le linee guida che abbiamo adottato nel gennaio 2018, linee guida GeoDKP, che in coerenza, qua c'è solo evidenziato il principio One Solly, ma naturalmente non possiamo, devo ribadire anche gli altri principi che abbiamo visto prima sul quadro europeo di interoperabilità europea. E abbiamo adottato, diciamo, come dire, due regole, secondo noi, insomma, molto importanti e determinanti per garantire una logica in tutta questa, la logica della coesistenza, dell'integrazione tra il mondo Inspire, appunto, e Gov, laddove nel mondo eGov possiamo far rientrare sicuramente tutte le politiche che riguardano l'open data. La prima regola riguarda un po' l'interoperabilità organizzativa e normativa, quindi i dati territoriali, anche quando sono resi disponibili secondo il paradigma Open Data, sono documentati solo nel catalogo dei dati geografici, quindi solo nel repertorio nazionale dei dati territoriali, secondo le relative regole di metadatazione. L'altra regola che bisogna, diciamo, attuare, che riguarda più noi, è che quello che stiamo implementando, che abbiamo implementato, di cui oggi diamo, come dire, pubblica conoscenza e evidenza a tutti quanti, riguarda appunto l'ambito della interoperabilità tecnica e semantica. Quindi il repertorio nazionale dati territoriali garantirà l'accesso
ai dati territoriali di tipo aperto anche nel catalogo nazionale dei dati aperti, secondo lo standard di KTP. Questo lo fa attraverso questa specifica GeoDKTP e sulla base delle corrispondenze definite nelle linee guida che abbiamo, di cui stiamo parlando. Poi a tutto questo si aggiunge a queste regole che coprono interamente il quadro europeo di interoperabilità, si aggiunge una raccomandazione che noi diamo un po' a tutte le amministrazioni, che evidentemente laddove hanno sia il catalogo dei dati aperti sia il catalogo dei dati geografici. Quindi noi raccomandiamo lo stesso tipo di principio anche a livello locale. Naturalmente nel caso in cui noi auspichiamo che sia qualche eccezione, una PA dovesse decidere di documentare i dati territoriali di tipo aperto in entrambi i cataloghi, raccomandiamo naturalmente di mantenere allineati e aggiornati i rispettivi metadati in modo da garantire, insomma, la correttezza delle informazioni che vengono fornite all'esterno, quindi a chi consulta i relativi cataloghi. La soluzione, appunto, che ne deriva da queste raccomandazioni, da questi requisiti, la soluzione è quella che gli open data geografici vengono documentati nel catalogo geodati.gov.it secondo il relativo standard Inspire RNDT. Attraverso lo standard GeoDKTP, questi dati, attraverso una mappatura che vedremo in dettaglio, ci racconterà poi Antonio in dettaglio, verranno resi disponibili nel catalogo dati GovIT. Quindi i dati geografici aperti documentati secondo questo standard RNDT verranno resi disponibili e visibili nel catalogo dati GovIT con il relativo standard di riferimento GeoDKTP. Quindi quest'azione, diciamo, a costo zero per le amministrazioni che praticamente non dovranno far altro che documentare tradizionalmente, come fanno sempre, i dati geografici secondo le regole del repertorio nazionale dei dati territoriali. Quindi senza fare ulteriori attività, i dati geografici aperti saranno disponibili anche in un catalogo alfanumerico. Ma questo sarà possibile anche per altri cataloghi che vorranno, diciamo, questo lo vedremo poi dopo, che vorranno utilizzare questo standard per importare informazioni che sono presenti nel catalogo, nel repertorio nazionale dei dati territoriali. Perché tutto questo? Innanzitutto, diciamo, è molto importante, siamo in via di conclusione, è molto importante garantire la coerenza con le esigenze degli utenti. Abbiamo detto che uno dei principi dell'interoperabilità a cui noi ci dobbiamo interfacciare è appunto le esigenze degli utenti. Quindi coloro che cercano dati geo vanno naturalmente sul catalogo delle informazioni geografiche che contiene informazioni pertinenti e di loro interesse, perché chiaramente è evidente, ma lo vedremo anche dopo, sarà più facilmente diciamo, comprensibile dopo, che la metadatazione Inspire RDT è molto ampia rispetto alla metadatazione di KTP. Ed è altrettanto evidente che con chi utilizza dati geografici, a prescindere dal fatto che siano aperti o chiusi, cerca certi tipi di informazioni, perché altrimenti l'informazione di KTP non rende, come dire, la possibilità di capire quel tipo di dato geografico che caratteristiche ha. Un altro aspetto molto importante è la coerenza del profilo di metadatazione, appunto che l'avevo introdotto anche poco fa. Comunque, i dati geografici non sono documentabili validamente con un profilo tipo come generico come il DKTP-IT, necessitano di quella specificità prevista nell'ambito Inspire RNDT. E questo l'abbiamo, diciamo, ribadito ed è una cosa molto importante per questa attività. Poi abbiamo un fattore, anche questo decisivo, sulla coerenza dati-servizi. Il catalogo geodati quindi, diciamo, nasce e interpreta le regole di Inspire in modo chiaramente con la massima coerenza, quindi consente di documentare anche i servizi di accesso ai dati e creando un collegamento diretto e immediato tra dati e relativi servizi. I servizi di rete, quindi di visualizzazione, di download, di trasformazione di coordinate, sono anch'essi documentati nel catalogo dei dati territoriali. E quindi, anzi, diciamo, è una delle azioni su cui ci stiamo incamminando, che l'Europa ci sta, stiamo sottolineando in questo periodo, di garantire sempre una coerenza intrinseca tra dati, tra informazioni relative ai dati e informazioni relative ai servizi. Quindi, questo è un elemento di importanza per far capire perché i dati geografici, anche se aperti, naturalmente, devono essere documentati nel catalogo dei dati geografici.
Poi c'è una coerenza con il regolamento per quanto riguarda il monitoraggio e la reportistica europea. Quindi, perché? Perché i monitoraggi ufficiali europei vengono effettuati sulla base di ciò che risulta nei singoli cataloghi nazionali, nel nostro caso nel repertorio nazionale dei dati territoriali che rappresenta l'endpoint di riferimento con cui l'Europa si interfaccia. Per cui ciò che non viene documentato nel catalogo dei dati geografici, semplicemente per l'Europa non è esistente, non esiste, non viene rilevato. Quindi è un altro motivo per cui il dato geografico, ancorché aperto o chiuso, deve comunque essere documentato nel repertorio nazionale dei dati geografici. Ultimo aspetto, diciamo ultimo perché non in ordine di importanza, ma diciamo perché al di là degli aspetti pragmatici, anche quello formale ha la sua rilevanza, l'aderenza alle norme. Quindi ci sono regolamenti europei che appunto gestiscono, impattano sull'implementazione della direttiva INSPAR, in base ai quali i dati geografici devono essere documentati nei relativi cataloghi nazionali, a prescindere dalla tipologia di dati, a prescindere dalle caratteristiche dei dati stessi. Quindi dati geografici che rientrano nell'orbita di applicazione della direttiva INSPAR e aggiungiamo naturalmente nell'orbita di applicazione delle regole sul repertorio nazionale dei dati territoriali, vanno documentati nel repertorio nazionale dei dati territoriali che da qualche tempo, da circa un anno, risponde anche all'indirizzo geodati.gov.it. Io qui posso chiudere questa presentazione, magari se c'è un qualche minuto alla fine la rimettiamo per promuovere questa attività che abbiamo fatto riguardante i profili professionali in informazione geografica. Però non voglio rubare spazio ai colleghi che mi seguiranno e quindi chiudo qui l'intervento per ora. Nel caso, se ci abbiamo possibilità, ritorniamo su queste ultime slide. Benissimo Grazie. Gabriele, grazie a te. Sì, penso che alla fine potremo, insomma, concludere con queste informazioni aggiuntive. Quindi direi, visto che non ci sono domande, per il momento direi di passare subito all'intervento di Antonio Rotondo. Ecco di Antonio, benissimo. Allora ti do. Grazie, Maria, mi Sì, ci sentite? sentiamo molto bene. Va bene, a te la parola, grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Con questa presentazione entriamo più nel merito dello strumento che abbiamo reso disponibile da pochi giorni, che va a implementare le linee guida che, come diceva Gabriele, abbiamo pubblicato all'inizio del 2018, proprio per dare seguito a una specificazione del piano triennale che era quella di collegare il catalogo dei dati territoriali con il catalogo dei dati aperti. Gabriele ha dato, diciamo, il quadro d'insieme, quindi il contesto istituzionale in cui questa azione si inquadra, che poi è sintetizzata, se vogliamo, dalla slide che vedete. In pratica non stiamo facendo altro che rendere riusabili i metadati di due contesti in parte diversi per garantirne l'interoperabilità semantica e quindi rendere più facile, quindi facilitare per gli utenti la ricerca, l'utilizzo, l'accesso dei dati. E come diceva Gabriele, praticamente stiamo collegando due mondi, dati territoriali e dati aperti, che almeno attualmente sono parzialmente sovrapposti o sovrapponibili, ma che in molti casi non si parlano, per dire così, tra di loro. Per allineare un po' le conoscenze di tutti quelli che partecipano al webinar, prima di entrare nel merito dell'utilizzo di questo strumento, diamo alcune indicazioni sui metadati per dati territoriali e dati aperti. Come saprete, o qualcuno di voi che se ne occupa sa, per i dati territoriali il riferimento, lo diceva Michela nell'introduzione, ma anche Gabriele, è INSPIRE, che quindi è uno standard che è comunque normativamente vincolante. INSPIRE che poi si riferisce anche agli standard ISO sui metadati che vedete nella slide. Questi profili praticamente vengono utilizzati in tutti i paesi europei che possono definire propri profili di metadati per i dati territoriali, come abbiamo fatto
con il repertorio nazionale dei dati territoriali con il decreto del 2011. Praticamente i metadati Inspire e i metadati che gli standard ISO indicano come set core, cioè il set minimo di metadati che sono necessari per descrivere meglio i dati territoriali, sono considerati e inseriti nello standard definito dal profilo italiano che è pubblicato in una gazzetta ufficiale del 2011, ma in riferimento ai quali sono state definite specifiche guide operative. Attraverso questo standard le amministrazioni ormai in un modo abbastanza consolidato e quindi utilizzando gli strumenti che Gabriele ha indicato, trasmettono i metadati dei dati territoriali al repertorio che quindi rende disponibili questi metadati a tutti gli utenti. Per i dati in generale, quindi non geografici, nel nostro caso per i dati aperti, a livello europeo è definito un profilo applicativo di un vocabolario definito a sua volta dal W3C, che è il Data Catalog. A livello europeo è stato fatto, dicevo, questo profilo applicativo che è quello di riferimento per i dati non geografici e quindi nel nostro caso per i dati aperti. Anche in questo caso a livello italiano sono state definite una serie di estensioni. In pratica non viene utilizzato tutto il set di metadati definito da tutto il set di proprietà definite in DKTP, ma solo un sottoinsieme, sicuramente quelle obbligatorie e quelle raccomandate e qualcuna di quelle che sono indicate come opzionali a livello europeo. E in più è stata fatta qualche estensione perché, per esempio, è stata aggiunta una proprietà relativa al rights holder, quindi al proprietario del dato, che nella specifica europea non viene considerato perché si riteneva a livello nazionale che questa fosse una figura importante da indicare all'utente, per sapere, diciamo, chi è il titolare del dato. Il problema si pone, lo diceva Gabriele in una slide che ripeto, il problema si pone quando abbiamo dati territoriali che sono anche aperti. In questo caso Gabriele ha delineato le casistiche che possono avere, cioè vengono descritte solo nel repertorio oppure vengono descritte in dati.gov, quindi nel portale dati aperti, oppure in entrambe, con tutte le criticità che ne derivano. Proprio per collegare questi due mondi, come dicevo all'inizio, è stata definita la specifica GeoDKTP, che non è altro che, possiamo definire una specifica ponte, cioè definisce praticamente un mapping tra il profilo di metadati Inspire e ISO Core, quindi il set minimo di metadati definito da ISO, e il profilo di metadati di GTAP. E quindi non è altro che un'estensione della specifica di GTAP, perché come diceva Gabriele, alcuni metadati, siccome il profilo di metadati geografici è più esteso rispetto a quello del profilo di metadati per dati non geografici, quindi questa specifica rappresenta a sua volta un'estensione del profilo di GTAP e in più fornisce una sintassi RDF dei metadati geografici, che, come abbiamo visto, vengono scambiati attraverso il formato che è l'XML conforme agli schemi definiti da ISO. Dobbiamo definire e individuare, anzi, sono stati individuati due profili all'interno di GeoDKTP. Un profilo che viene definito core e che praticamente è composto da quelle proprietà per le quali si è potuta identificare una corrispondenza tra i metadati geografici e i metadati di GTAP. Ricordatevi questa distinzione tra core ed extended perché poi la vedremo nell'utilizzo dell'endpoint. Ovviamente non tutti i metadati, siccome come dicevamo il set di metadati geografici è più esteso, non tutti i metadati trovano una corrispondenza con GTAP. In quel caso parliamo di profilo esteso, che comprende ovviamente anche il profilo core. Nella tabella che vedete nella slide ci sono alcuni esempi di quali metadati Inspire o ISO
per quale metadati di Spyro Is è stata individuata una corrispondenza in DKTP, e quale invece in GeoDKTP significa che non esiste una corrispondenza con DKTP, ma è stata definita comunque una sintassi RDF per quei metadati. E quindi l'attività che è stata fatta per definire questa specifica è stata proprio di definire una corrispondenza elemento per elemento tra i metadati ISO Inspire e le proprietà DKTP. Ne vedete un esempio nella slide. Ma è stata necessaria anche un'attività di mapping tra i vocabolari controllati. Come saprete, sia per i metadati geografici che per le proprietà di DKTP vengono utilizzati alcuni vocabolari controllati proprio per ricavare dei valori attraverso cui documentare metadati o proprietà di DKTP. Un esempio è quello dei temi. Per DKTP sono stati individuati 13 temi che sono utili per la classificazione dei dati. In Inspire invece i temi sono 34 e sono definiti nei tre allegati della direttiva. L'attività che è stata fatta in questo caso è di identificare una corrispondenza tra il tema Inspire e il tema definito da DKTP. Nella slide vedete due esempi tra i 34 temi Inspire definiti. Ovviamente a un tema Inspire possono corrispondere anche più temi di DKTP. Un altro esempio, e qui è anche un esempio per dimostrare l'utilizzo del sistema di registri di cui parlavamo, un altro esempio è quello della frequenza, la frequenza di aggiornamento dei dati. Nei metadati geografici viene utilizzata una code list che è definita nello standard ISO 19115. In DKTP viene utilizzato un vocabolario controllato che è gestito dall'Ufficio delle Pubblicazioni della Commissione Europea e quindi si è reso necessario, anche in questo caso come per i temi, la definizione delle corrispondenze tra le singole voci della code list ISO e le singole voci del vocabolario controllato. Su questo, in particolare, nel sistema di registri, noi abbiamo pubblicato poi queste corrispondenze in modo tale che chiunque può andare a verificare, quindi può utilizzare correttamente la corrispondenza. È ovvio che, avendo definito la corrispondenza sia per i temi che per la frequenza di aggiornamento che per altre metadati e proprietà, risulta poi automatica, diciamo, la trasformazione da metadati geografici a metadati DKTP. La stessa cosa, la stessa analoga, l'analoga attività è stata fatta a livello italiano per identificare la corrispondenza tra repertorio e DKTP-IT, cioè un sottoinsieme dei metadati del repertorio. Per un sottoinsieme di metadati del repertorio è stata trovata la corrispondenza con DKTP-IT, tutti gli altri metadati per i quali non c'è una corrispondenza con DKTP-IT rientra in un set più esteso di proprietà, per le quali appunto è stata definita una codifica RDF che abbiamo chiamato GeoDKTP-IT. Un punto d'attenzione è questo: il core che abbiamo visto a livello europeo per DKTP non coincide con quello italiano. Questo perché, come vi dicevo, quello italiano è un sottoinsieme di quello europeo e per questo motivo alcuni metadati che magari in quello europeo erano inclusi nel set core di proprietà di DKTP, in quello italiano sono in quell'esteso perché in quello italiano non è stata considerata quella classe, quella proprietà di metadati. Un esempio è sempre riportato nella tabella, per cui se parliamo di standard sui metadati, di versione o data dei metadati, mentre nella specifica europea di GeoDKTP, questi metadati corrispondono a proprietà di DKTP, in quello italiano invece non c'è una corrispondenza. Tutte queste cose comunque sono definite e le trovate chiarite nelle linee guida di cui parlavamo.
Ora, fatta questa premessa, passiamo praticamente al studio di cui vi parlavo. Cioè, noi abbiamo reso disponibile qualche giorno fa una specifica API che rende possibile la trasformazione di cui parlavamo. Cioè, l'API rende disponibile la trasformazione dei metadati del repertorio, che come abbiamo visto sono rappresentati secondo gli standard definiti da Inspire e dal profilo italiano, in metadati, quindi proprietà di KTP IT o GeoDKTP IT. Nella slide trovate l'URL dell'endpoint, quindi l'API di GeoDKTP italiana. E questo endpoint accetta sia richieste REST che richieste CSV, e in questo caso di richieste CSV sia GET che POST, e ritorna, restituisce praticamente i metadati del repertorio in formato o RDF o stanno chiedendo un esempio, adesso lo facciamo. O in formato JSON. Allora, un esempio è questo. Adesso entro nel dettaglio dell'API. Dicevo che l'endpoint consente e accetta richieste sia CSV che REST GET, e in questo caso vediamo la sezione delle richieste GET. È richiesto di impostare alcuni parametri che sono trasformazione di output, formato di input e formato di output. Oltre all'impostazione di questi parametri, che adesso vediamo nel dettaglio, io devo inserire praticamente la richiesta CSV o REST in quest'area di testo. Man mano che imposto i miei parametri e aggiungo la richiesta REST o CSV, nell'area sottostante si compone la richiesta all'API GeoDKTP, per cui se fossi un utente più esperto, invece di utilizzare l'interfaccia, potrei direttamente praticamente comporre questa richiesta utilizzando ovviamente i parametri e i valori che adesso vedremo per i parametri, e quindi attraverso un browser ottenere praticamente i metadati nel formato richiesto. Per quanto riguarda il primo parametro, trasformazione di output, questo parametro consente di scegliere qual è il profilo di trasformazione di output base al quale io ottengo i miei dati. Come abbiamo visto prima, ci sono due possibili valori per le estensioni italiane, cioè se io scelgo DKTP IT otterrò il mio output conforme allo standard DKTP IT, quindi comprenderà tutte le proprietà che sono, almeno quelle obbligatorie, che sono definite in DKTP IT. Invece se scelgo GeoDKTP IT, avrò praticamente tutti i metadati del repertorio, quindi per uno specifico dataset o per n dataset, trasformati, diciamo, nella rappresentazione GeoDKTP. La stessa cosa posso fare per il livello europeo, diciamo così, nel senso che anche in questo caso posso scegliere o il profilo core, che abbiamo visto prima, o il profilo esteso. In questo secondo caso l'API che è stata sviluppata riusa una analoga API che è stata resa disponibile da JRC sempre nell'ambito del programma AISA. Invece le trasformazioni, diciamo, italiane sono sviluppate ad hoc per questo strumento. Come vedete nell'area sottostante, man mano, cioè quando io scelgo uno di questi valori, si compone la richiesta, e quindi in questo caso per il parametro output transformation assume il valore che io ho scelto, che è poi quello di default. Il valore che bisogna inserire direttamente nella richiesta lo trovate praticamente tra parentesi nella tabella.
Andando agli altri parametri, per quanto riguarda il formato di input, come dicevo, sono due le possibilità, cioè può essere o una richiesta CSV o una richiesta REST, per cui io devo selezionare praticamente il tipo di richiesta a seconda della richiesta che inserirò nell'area di testo che abbiamo visto prima, e l'output, il formato di output è praticamente il formato che ottengo, il formato dei dati che ottengo come risposta. E in questo caso ci sono due possibilità, cioè o in RDF o in JSON. Anche qui, come vedete sotto, nella richiesta si forma man mano, si compone man mano la richiesta dell'API. Nell'area di testo devo inserire, come ho detto prima, una richiesta o CSV GET o REST. Per quanto riguarda esempi di richieste CSV, noi abbiamo reso disponibile da tempo una guida al servizio CSV del repertorio che è in corso di aggiornamento, per cui quella diciamo, sarà anche la guida che darà indicazioni su come comporre richieste CSV GET. Nell'esempio che vedete nella slide si riferisce, l'esempio che vedete nella slide si riferisce invece a una richiesta REST. In alto c'è la richiesta completa REST. In questo caso praticamente sto chiedendo di ottenere i primi 300 record del repertorio che sono relativi al tema Inspire idrografia. Devo praticamente copiare la richiesta REST senza l'indicazione del server, cioè quindi tutta la parte prima del punto interrogativo nell'area di testo, e anche in questo caso, man mano che inserisco la richiesta, si compone la richiesta l'API nella finestra, nell'area di testo sottostante. Ma se non so comporre la richiesta REST, ho la possibilità di utilizzare in questo caso il repertorio, nel senso che noi nel repertorio c'è una specifica pagina dedicata alle API REST che forniscono tutte le indicazioni su come comporre le richieste REST. Ovviamente ci sono anche i riferimenti esterni in modo tale da avere tutta la documentazione possibile per utilizzare e quindi comporre in questo caso le API REST, ma per rispondere appunto a tutte le tipologie di utenze che utilizzano il repertorio è possibile ottenere la richiesta REST utilizzando la ricerca dettagliata, quindi anche se non so scrivere la richiesta REST, faccio la mia ricerca dettagliata impostando i criteri da interfaccia nel repertorio e cliccando su anteprima ottengo in alto un'icona che è quella del link, cliccando sulla quale ottengo la richiesta REST, per cui la posso copiare e incollare poi nell'area di testo che abbiamo visto prima e ottengo quindi poi i miei metadati che rispondono ai criteri che ho impostato nella ricerca dettagliata in formato RDF o JSON a seconda della scelta. Il risultato, come vi dicevo, sono i metadati del repertorio in formato RDF o JSON a seconda del profilo di trasformazione scelto, quindi DGAT-APT, DGAT-AP oppure GeoDGAT-APT oppure GeoDGAT-AP. Analogamente posso fare per la richiesta posta. In questo caso non troverò sicuramente il parametro in formato di input, perché in questo caso si tratta solo di richiesta CSV, e devo impostare solo la trasformazione di output e il formato di output e inserire ovviamente la mia richiesta posta. Anche in questo caso vi rimando alla guida operativa sui servizi CSV che sarà aggiornata e che sarà disponibile nella sezione documenti del repertorio. Quindi, diciamo che questo è l'API che qualsiasi utente può utilizzare e noi stiamo cercando di facilitare al massimo l'utilizzo, come avete visto, dell'endpoint GeoDGAT-AP anche a utenti che magari non sono, quindi non hanno una specializzazione
dati geografici o nelle richieste XML, RDF, eccetera. Questo endpoint sarà utilizzato anche da DatiGov per consentire quello che diceva Gabriella all'inizio, per consentire di rendere disponibili i dati geografici aperti descritti nel repertorio anche nel portale DatiGov. In sintesi, questo è uno schema di come effettivamente funziona l'endpoint, cioè l'utente fa la propria richiesta attraverso l'endpoint in REST o in CSV, la richiesta viene inviata al catalogo dei metadati del repertorio, ovviamente nello standard del CSV o REST, il catalogo dei metadati risponde ovviamente con risposte standard XML nel caso di CSV e JSON nel caso di REST, e attraverso di XSL, quindi dei file di trasformazione, vengono restituiti nel formato scelto dall'utente. Analogamente, se un utente invece va a fare una ricerca su dati geografici aperti in DatiGov, DatiGov farà, diciamo, analogamente una richiesta attraverso l'API al repertorio, quindi avrà a disposizione dati territoriali aperti nel formato dei dati aperti, appunto. Ovviamente non è un processo che si attua da oggi al domani, nel senso noi abbiamo lavorato prima con le specifiche in modo tale da dare delle indicazioni tecniche specifiche. Poi adesso abbiamo messo a disposizione questo endpoint. Stiamo lavorando ovviamente per migliorare i metadati del repertorio, nel senso che ci sono alcune questioni aperte che rappresentano alcune criticità in tutto questo processo. Uno è sicuramente il fatto dell'utilizzo limitato di identificatori persistenti univoci nei metadati dati geografici. Ovviamente non sono criticità specifiche dell'ambito italiano, quindi del repertorio, ma sono in generale dei cataloghi di dati geografici, diciamo anche degli altri stati membri. E quindi, per farvi solo un esempio, nei dati geografici la licenza viene indicata con un metadato a testo libero, e quindi ogni amministrazione de descrive le condizioni di utilizzo del dato come meglio richiede opportuno, anche se poi nelle guide operative è indicato e raccomandato di utilizzare degli URI, delle licenze. Questo ovviamente non consente di identificare facilmente i dati aperti nell'ambito del repertorio. In più a questo si aggiunge il fatto che mancano per alcuni elementi, esempio sistema di riferimento o risoluzione spaziale, non c'è una pratica comune, almeno a livello europeo, per la codifica RDF di questi metadati, per cui si è cercato di concordare su una codifica che ovviamente se ci fossero poi vocabolari e altre specifiche in dettaglio definite in futuro, ovviamente ci dovrà essere un adeguamento. Per superare queste criticità stiamo già avviando con le amministrazioni che alimentano il repertorio una specifica azione per migliorare i metadati, in particolare per identificare più facilmente i dati aperti, inizieremo con l'aggiungere una parola chiave che è open data ai dati geografici. Ovviamente poi proseguiremo nella raccomandazione, nel rafforzamento, diciamo, della raccomandazione di utilizzare degli URI, e soprattutto stiamo lavorando alla revisione delle linee guida sui metadati che cercheranno, analogamente a quanto fatto in Inspire, di limitare quanto più possibile l'utilizzo del testo libero per i metadati e fare riferimento a vocabolari controllati, registri, e quindi in questo ambito è intuibile, diciamo, l'importanza del sistema di registri Inspire Italia di cui abbiamo parlato, per cui noi abbiamo costruito, diciamo, contestualmente questo sistema di registro anche per questa finalità. Per
Questo consentirà di superare le criticità che vi dicevo. Da parte di Atigov, invece, è chiaro che l'approccio che abbiamo descritto oggi è un approccio che è rivolto a livello nazionale, quindi per due cataloghi di dati geografici e dati aperti. È raccomandato, come diceva Gabriele, anche alle amministrazioni regionali, locali, per i propri cataloghi locali di adottare lo stesso approccio, ma nel caso non venisse utilizzato lo stesso approccio, DatiGov deve essere in grado di scartare, tra virgolette, i dati geografici dai dati locali, dai cataloghi locali, in modo tale da rendere disponibili poi quei dati geografici direttamente dal repertorio, evitando in questo modo duplicazioni. Tutto quello che vi ho raccontato ovviamente poi sarà trascritto, cioè lo troverete nelle note di utilizzo delle API che già stiamo ulteriormente dettagliando in modo tale da darvi il maggiore dettaglio possibile per l'utilizzo dell'API. Questo è quanto. Benissimo, grazie Antonio, grazie mille per la tua presentazione. E allora, sono arrivate delle domande, ti pongo la prima. Allora, Michele Fioretto dice: le amministrazioni locali dovranno alimentare solamente l'RNTD per i dati geo. Sono previsti controlli per evitare di avere dati doppi in dati gov? Lo dicevo alla fine, quindi credo che abbia già risposto a questo alla domanda di Michele alla fine, nel senso che è un processo comunque che abbiamo avviato e che poi dovrà portare a regime, diciamo, l'ultimo punto che dicevo prima, DatiGov dovrà fare una raccolta selettiva di dati dai cataloghi, dai portali dati aperti locali, in modo tale da scartare, diciamo, i dati geografici descritti nei cataloghi locali. Quindi un'amministrazione può anche mantenere, diciamo, i due cataloghi e quindi descrivere nel catalogo locale dei dati aperti anche i dati geografici aperti. Ovviamente, come diceva Gabriele, si raccomanda che se i dati territoriali aperti sono descritti in entrambi i cataloghi locali, dovrebbero essere almeno allineate le descrizioni in modo tale che lo stesso dato sia descritto coerentemente in entrambi i cataloghi. Sarà compito di DatiGov poi fare questa raccolta selettiva che dobbiamo definire perché, come dicevo, è un processo, un lavoro in corso che ovviamente stiamo portando avanti. Gabriele, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, volevo sottolineare questo aspetto molto importante naturalmente, perché in effetti è chiaro che questo stiamo parlando di un'implementazione di uno standard che naturalmente ha dei risvolti tecnici molto specifici e dettagliati che chiaramente fanno parte, si riferiscono a persone che operano con i metadati e quindi con l'alimentazione dei cataloghi. Tutto questo non deve nessun modo, diciamo, gli utenti, insomma, per gli utenti sarà tutto trasparente, perché in effetti attraverso questo standard portiamo i dati su DatiGov e quindi gli utenti, questo anche per rispondere a alcune domande che avevo visto nel frattempo, quindi per gli utenti sarà tutto trasparente, loro vedranno sul catalogo dei dati aperti anche i dati geografici aperti. È chiaro che noi dobbiamo adottare degli accorgimenti sia per quanto riguarda il catalogo dati geografici, come già stiamo programmando alcune attività con tutti coloro che alimentano il catalogo, sia per quanto riguarda il catalogo dati Covid, sul quale però interverremo in un momento successivo, anche perché sul dati Covid abbiamo previsto un'azione di evoluzione, di consolidamento tecnologico e quindi probabilmente in quella circostanza come dire, faremo adotteremo quegli accorgimenti per far sì che sia evitato la duplicazione dei dati su dati Covid. Quindi rimane il fatto importante, il principio base su cui si fonda tutta questa operazione è quello. Dati geografici documentati nel catalogo dati geografici, sia essi aperti o chiusi. Il restante dei dati aperti documentato nel catalogo dei dati aperti. Tutto il resto lo fa lo standard geodata P.
Questo era per dare un... Non so se c'è l'altra domanda. Ogni provvedimento dovrebbe pubblicare come dato Un'altra era un po' dell'istituto. una conferma Sì, è appunto quello che abbiamo già di... detto, sì. Infatti. Raffaella, sì, l'amministrazione deve pubblicare i dati geografici aperti con i metadati coerenti a Inspire RNDT nel catalogo dei dati territoriali. Esattamente. Va benissimo, allora io direi di andare Sì. avanti con l'ultimo intervento di oggi, quindi darei la parola a Junger Asfalg. Buongiorno Junger, Sì. a te la parola e poi Grazie. magari facciamo le conclusioni alla fine. Grazie a te. Grazie, buongiorno a tutti. Diciamo, fa piacere portare un po' il nostro punto di vista, è quello un pochino più pratico da utenti che ora si troveranno a implementare un po' queste specifiche. L'esperienza che vi riassumerò brevemente mi sembra che in qualche modo si sposi bene con alcune delle questioni che sono state sollevate. La nostra attività sul tema delle banche dati geografiche e degli open data parte intorno al 2010, quando insieme alle province di Firenze, Prato e Pistoia e l'autorità di bacino abbiamo provato a realizzare un'infrastruttura federata per la pubblicazione dei dati degli open data. Trattandosi di enti, diciamo, di area vasta, quindi province, autorità di bacino, sin da subito abbiamo rilevato la necessità di trattare i dati geografici che per le nostre amministrazioni erano quelli più importanti e quindi. Diciamo, per noi la distinzione fra open data e dati geografici di fatto non è mai esistita, insomma, abbiamo sempre trattato tutti insieme, anche in considerazione del fatto che i dati geografici che trattiamo sono quasi tutti, direi, salvo ci sia sfuggito qualche cosa, ma insomma, pubblicabili in forma aperta, quindi abbiamo sin da subito cercato di adottare un approccio uniforme. E l'idea, il modello, insomma, a cui ci siamo ispirati e poi abbiamo cercato di implementare nel tempo è quello che oggi rivediamo su diverse scale, quindi diciamo, ogni ente propria banca dati, proprio catalogo e questi poi venivano raccolti su un nodo centrale che consentiva anche l'accesso attraverso un portale con strumenti per la visualizzazione, eventualmente anche prime forme di analisi dei dati e il download, comunque l'accesso ai dati. Nello schema, diciamo, iniziale, appunto, il punto di accesso per l'utenza voleva essere anche unico o comunque centralizzato, ferma restando la possibilità per i singoli enti di offrire dei portali per l'accesso ai dati dei singoli enti stessi. Per realizzare questo abbiamo utilizzato strumenti open source con alcune personalizzazioni di modesta entità che consentissero di far dialogare le due componenti SICAN che avevamo utilizzato come strumento per l'accesso, per effettuare le ricerche e l'accesso ai dati da parte degli utenti e GeoNetwork che invece trattava la specificità del dato geografico. In questa configurazione quindi abbiamo reso disponibili i dati se solo alfanumerici, formati XML, CSV, PDF, insomma a seconda di quel del formato anche con cui venivano prodotti dalle diverse strutture che trattavano quei dati. E per quanto riguarda i dati geografici, in forma di file, ad esempio shapefile, KML e così via, ma anche fornendo l'accesso ai servizi.
Sin da subito si era rilevata anche la necessità di compliance verso il formato ISO 19115, quindi la conformità con la direttiva Inspire. Il portale prevede anche per quanto riguarda i dati geografici, una preview su mappa in maniera tale che l'utente possa avere subito un po' cognizione del contenuto dei dati e non dover poi prima scaricare tutto e scoprire magari che non sono quelli che stava cercando. Rispetto a questo primo modello, poi è stata fatta anche un'ulteriore ipotesi di sviluppo, per cui che voleva in qualche modo, vuole in qualche modo fornire degli strumenti, degli ausili, un supporto agli enti più piccoli del territorio che non erano in grado di predisporre in casa un'infrastruttura o comunque delle banche dati per alimentare un po' tutto il sistema e quindi in questo diciamo, è stata prevista la possibilità di avvalersi di un centro servizi territoriale, che poi in realtà in house che opera sul territorio, per consentire anche agli enti più piccoli o che comunque non disponevano di professionalità interne di partecipare a questo tipo di architettura e quindi raccogliere dati in forma strutturata alla fonte, cercando di evitare un meccanismo insomma, che spesso viene proposto in questi casi, è quello di dire faccio l'upload del file sul portale, però diciamo, questo ci sembrava scollegarsi un po' il momento della pubblicazione dalla banca dati in sé, in uno scenario che attendere vorrebbe vedere un flusso continuo e per un aggiornamento costante dei dati messi a disposizione dell'utenza. Negli anni l'infrastruttura si è evoluta, quindi abbiamo fatto l'evoluzione verso il DHCP per quanto riguarda la parte degli open data, ci sono stati inseriti innestati anche delle esperienze nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo, ad esempio un programma H2020 con come unificato previsto delle funzionalità per poter sviluppare una community che dibatte e approfondisce i dati e quindi in qualche modo valorizzare poi i dati che vengono pubblicati sul catalogo. Che cosa ci aspettiamo, diciamo, rispetto allo stato attuale con l'introduzione anche del GeoDKTT? Ci aspettiamo soluzioni di alcune problematiche con le quali ci siamo confrontati negli ultimi tempi, anche diciamo, lavorando intensamente con i colleghi che mi hanno preceduto oggi e che io proverò a illustrare con un paio di esempi che qualcuno di voi ha anche evidenziato nei commenti, nelle domande prima. Che vengono fuori appunto dal fatto di integrare a più livelli i cataloghi dei dati. Infatti, finché diciamo, si ha il pieno controllo di tutti gli elementi, la cosa funziona abbastanza bene,
Quando poi si comincia a lavorare su più livelli, diciamo, quello che erano magari le idee che aveva in mente uno, non è detto che siano le idee che aveva in mente l'altro, e questo si traduce poi in implementazioni che possono essere anche non perfettamente allineate e quindi creare qualche difficoltà per l'utenza. Quindi, da un lato, prevediamo che questi cataloghi siano interrogati anche da applicazioni, però in molti casi oggi ancora sono gli utenti, le persone che li consultano e quindi dobbiamo un pochino soffermarci su quelle che possono essere la facilità d'uso nella ricerca dei dati, nella consultazione dei metadati e per far sì che poi i dati vengano effettivamente utilizzati. E per questo, oltre alla definizione delle specifiche, riteniamo sia importante confrontarsi e coordinarsi perché poi è nella pratica, diciamo, che si riescono a mettere a punto le cose e ottenere qualche risultato. Questo è un po', diciamo, come noi ci colleghiamo oggi verso i livelli sovraordinati. Quindi il nodo locale in qualche modo da un lato alimenta un catalogo regionale che a sua volta alimenta il catalogo dati Covid per quanto riguarda i dati aperti e dall'altra parte invece alimentiamo direttamente il repertorio e la previsione appunto che poi il repertorio dei dati geografici colloqui con il catalogo degli open data. Questo può portare, come qualcuno aveva intuito, a una duplicazione di dati. Quindi noi questa cosa l'avevamo riscontrata e quindi abbiamo piacere adesso di disporre de degli strumenti per poter far sì che un'architettura, un insieme di flussi che è anche abbastanza consolidato, si possa a questo punto fare ordine e pulizia evitando questa tipologia di problemi. Un altro aspetto riguarda come poi le informazioni vengono presentate. Quindi questi sono i tre livelli che ho citato prima per quanto riguarda la parte open data, quindi livello locale, livello regionale e dati Covid a livello nazionale. Se noi andiamo a esaminare uno qualunque dei dataset che pubblichiamo, notiamo che ci sono delle differenze. La prima, più evidente, è che diciamo, la lunghezza delle pagine non è la stessa, quindi a qualche livello, ora lo vediamo, ci sono delle informazioni in più che in altri livelli non troviamo. Qui vado proprio nel pratico, un paio di esempi spiccioli. Una delle cose che abbiamo sempre cercato di curare è il contatto con la struttura dell'amministrazione che è in grado di dare qualche risposta sui dati che sono pubblicati. E questo è come viene presentato sul portale a livello locale. Quindi la struttura, il contatto email è facilmente raggiungibile e identificabile. Se saliamo di un livello, fra le due informazioni che prima stavano vicine, ritroviamo altre informazioni di natura più o meno tecnica che nel portale locale non venivano mostrate. Queste sono sì presenti nel catalogo, nel nostro catalogo locale, però a suo tempo nell'analisi ritenemmo che
non fosse particolarmente utile mostrarlo all'utente almeno nella fase di ricerca. E quindi, strada facendo, diciamo, queste informazioni qui invece sono ritornate fuori. Se poi risaliamo ancora di un livello, ritroviamo un po' questo dettaglio tecnico che avevamo ipotizzato invece di nascondere. Troviamo che la sezione dei contatti è vuota, tra i dettagli tecnici, diciamo, se uno ha pazienza e tenacia ritrova un punto di contatto, altrimenti più sotto trova i riferimenti al catalogo da cui ha attinto il portale dati gov.it. E questo in qualche caso ha fatto sì che il quesito poi sui dati fosse inoltrato ai colleghi della regione Toscana anziché arrivare direttamente a noi. Questi sono, diciamo, questioni, diciamo, apparentemente spicciole, che però dal nostro punto di vista, insomma, considerando un po' il rapporto con l'utente, possono fare la differenza fra poi l'effettivo utilizzo dei dati che con un certo sforzo, una certa fatica anche pubblichiamo, e il loro non utilizzo. Quello che noi abbiamo intravisto, diciamo, con il percorso che è stato fatto a questo punto è che con l'introduzione del GeoDiCattaPT alcune di queste problematiche possano essere risolte e quindi, diciamo, si sviluppi una filiera di produzione e trasmissione dei metadati in primis e poi anche di conseguenza dei dati e la loro valorizzazione. Insomma, quindi noi siamo contenti del risultato, insomma, che i colleghi hanno portato a termine, perché crediamo che questo possa in qualche modo risolvere anche un po' le questioni che in questi ultimi mesi abbiamo affrontato insieme. Questa è un po' la nostra esperienza, quindi piccola, ma penso significativa al percorso. Benissimo, grazie mille Jürgen. Al momento non ci sono domande, quindi darei la possibilità a Gabriele di finire le sue slide in questi ultimi minuti, poi vediamo se arrivano altre domande. Chiedo, insomma, ai partecipanti di inserirle in chat e eventualmente cerchiamo di rispondere alla fine dell'intervento di Gabriele. Grazie mille ancora Jürgen per la testimonianza. Allora a te la parola Gabriele. Ringrazio innanzitutto tutti i partecipanti che devo dire, insomma, siamo alla fine e ci sono, insomma, penso quasi tutti ancora collegati e questo ci fa molto piacere. Il tema può sembrare, insomma, un po' ostico, ma invece, insomma, è un elemento essenziale quello che è stato fatto, un esempio di interoperabilità concreta che abbiamo portato avanti e che siamo riusciti in qualche modo a realizzare, al di là di tante, insomma, diciamo, come dire, di tante intenzioni che magari possono rimanere nel vuoto, inascoltate, insomma, diciamo, qua abbiamo portato a compimento una cosa che in qualche modo ci fornisce uno strumento molto utile per appunto garantire questo coordinamento tra le politiche di Inspire e le politiche di eGov, in particolare per quanto riguarda l'open data, naturalmente. Ho un altro accenno che appunto il repertorio, come sapete, nella versione 2.0, diciamo, è in esercizio dal scorso mese di aprile. La prima versione è stata in linea 6 anni. Questa seconda versione, diciamo, presenta notevoli non, diciamo, miglioramenti,
caratteristiche molto significative e naturalmente stiamo continuando a lavorare perché abbiamo adesso un altro adeguamento che dovremo fare rispetto alla direttiva Inspire che è prevista come scadenza dicembre 2019 e speriamo naturalmente di rimanere nei termini che l'Europa ci detta. Una novità importante una delle novità importanti del nuovo repertorio nazionale dati territoriali è appunto il fatto che c'è il software completamente open source, come dire, riutilizzabile per tutti. Ci sono già dei casi concreti, come per esempio la provincia di Cremona ha già in linea no, Cremona, forse mi confondo, forse Lodi, ha già il Mantova, mi corregge Antonio, giustamente. Manto, sì, Mantova. che ha già in linea il proprio portale realizzato attraverso l'utilizzo del repertorio, altre amministrazioni ce l'hanno chiesto, ma è anche questa pagina, questa parte, questa sezione relativa al geodicatori può essere riutilizzabile e quindi disponibile per tutte le amministrazioni. Quindi a livello locale uno potrebbe prendere il pacchetto, questo pacchetto e poi in modo da gestire localmente la coerenza e l'integrazione tra il catalogo dei dati geografici e il catalogo dei dati aperti, alla stessa stregua di ciò che avviene a livello nazionale. Torno un attimino a quelle slide in precedenza, se non ci sono domande poi su questo tema, naturalmente potrete scriverci sia sul canale reso disponibile attraverso il repertorio, sia sul canale reso disponibile attraverso dati Covid. Quindi insomma, utilizzate questo per farci domande, eventualmente chiarimenti di merito su questi aspetti. Ritorno un attimino alla presentazione, ma giusto per informazione, che è un'attività che abbiamo portato a compimento, insieme ad un'info, cioè nell'ambito dell'attività di un'info che è l'Organismo Nazionale di Normalizzazione per le Tecnologie Informatiche ed è un ente federato con UNI che rappresenta appunto per l'Italia, che rappresenta l'Italia sia a livello CEN, quindi europeo, che a livello ISO, quindi a livello internazionale. E nell'ambito delle attività professionali non regolamentate, in particolare per i profili ICT, quindi la commissione UNICT 526, ci siamo presi l'opportunità di definire profili professionali relativi all'informazione geografica, garantendo una piena coerenza con lo standard UNI 11621 riguardante la metodologia per la costruzione dei profili professionali sulla base del sistema European e-Competence Framework. Quindi che cosa abbiamo fatto? C'è ancora qualche minuto. Abbiamo sostanzialmente lavorato in questo contesto con l'obiettivo di individuare e definire le principali figure professionali operanti nel settore dell'informazione geografica e facendo una descrizione di queste professioni, stabilendo per ognuna di esse il profilo, l'insieme di conoscenze, abilità e le competenze necessarie, il tutto secondo le regole UNINFO e quindi UNI. Questa norma è arrivata a conclusione, è stata poi pubblicata, diffusa, ci sono stati, diciamo, una consultazione pubblica, ci sono stati dei suggerimenti, delle correzioni che abbiamo fatto sulla base di, appunto, agli esiti della consultazione pubblica e adesso questa è la norma 11621 parte 5, è una norma UNI, disponibile nel catalogo UNI, su cui stiamo lavorando anche per, adesso è disponibile in italiano, ma stiamo lavorando anche per la traduzione in inglese. Brevemente questi profili interfacciano il primo livello di interazione insomma, stabilito a livello di Competence Framework e interfacciano i vari strati, i vari layer operativi, quindi a livello tecnologico, di dominio e di organizzazione. E abbiamo collocato i profili professionali di formazione geografica in questo ambito. Questi qua sono i cinque profili individuati in questo primo, diciamo, questo primo set, naturalmente. Poi potrebbero essere che un domani, diciamo, ci possano essere ulteriori affinamenti di questa norma tecnica. Ed ecco che come questi profili dell'informazione geografica in colore arancio si interfacciano con il mondo ICT, nella norma generale della 11621. Questa che riguardava l'informazione geografica è la parte 5, 11621 parte 5. Era giusto per un'informazione per coloro che si occupano di questa materia e che lavorano in questo ambito. Naturalmente si tratta adesso, l'ho voluto inserire in questo contesto, per promuovere e diffondere questa norma tecnica,
perché chiaramente con la diffusione di queste informazioni si creerà chiaramente anche auspichiamo, insomma, un circuito di operatività, cioè da parte di chi cerca lavoro, da parte di chi offre prestazioni professionali qualificate sulla base appunto di una norma tecnica che viene anche riconosciuta, insomma, inserita in un contesto europeo. Se non ci sono altre domande, ringrazio tutti e poi alla prossima occasione, insomma, probabilmente sarà appunto nella settimana dell'amministrazione aperta e chiudo passando a Michela. Grazie a tutti e a presto. Grazie Gabriele, potete anche rimanere tutti collegati, tutti i relatori di oggi per conclusioni e saluti. Non so se Antonio e Jürgen volevano aggiungere qualcosa, comunque vi chiedo, ecco, di riattivare le vostre webcam Allora, per i saluti. Michela. Oltre a salutare e ringraziare tutti, volevo dire che ci sarebbe molto utile ricevere feedback, segnalazioni, mi sono dimenticato di dirlo nella presentazione, sull'utilizzo dell'endpoint, perché poi è ovvio che possiamo migliorare anche e soprattutto grazie alle segnalazioni e all'utilizzo dell'endpoint che abbiamo reso disponibile. Grazie. Volevo rispondere a Citarella, che giustamente lui dice a quando i primi concorsi per i profili professionali individuati. Beh, diciamo, proprio per questo ho voluto fare un attimo di promozione di questa attività, più che altro perché la conoscenza di questa norma tecnica possa servire da stimolo per le amministrazioni o per le aziende che richiedono questi tipi di profili, di fare in modo di riferirsi a questi profili e ciò consentirebbe a tutti di agevolare appunto i sistemi di preparazione, i sistemi eventualmente di certificazione e quant'altro, così come è avvenuto per esempio per le tecnologie del computer, no? Quindi quel progetto europeo che in qualche modo ha diffuso l'utilizzo dei computer un po' su tutti quanti sostanzialmente. Quindi lo scopo era proprio questo, di far sì che chi di dovere appunto si informi su questa cosa e possa poi fare riferimento a questa norma tecnica per la ricerca di personale qualificato. Di nuovo grazie a tutti. Grazie Gabriele, grazie a tutti i nostri relatori di oggi per questi preziosi interventi. Vi volevo dire anticipare che la prossima settimana ci saranno altri webinar, quindi di rimanere connessi su EventIPA per vedere gli aggiornamenti. Ringrazio ancora tutti. Se Jürgen non ha nulla da aggiungere, direi che possiamo salutarci. Io ringrazio, insomma, ci farebbe piacere poi magari portare avanti insieme a altre amministrazioni l'attività di approfondimento e implementazione, non ognuno, diciamo, marciare da solo su Certo, questa sì, fare strada. rete è sempre fondamentale, penso che Agid, insomma, possa aiutare su questo. Va bene, allora io vi ringrazio, vi auguro buon pranzo e ringrazio anche i nostri partecipanti che sono rimasti connessi fino alla fine e ci vediamo al prossimo webinar. Grazie a tutti, buona giornata.